siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una cassa, siamo cittadini, punto e basta. Lombardia, oggi noi ci troviamo qui a Faralivana, dove è stata inaugurata la Breve Mi, una delle grandi autostrade lombarde, alla presenza di Renzi, alla presenza di Maroni. E noi abbiamo voluto testimoniare con la nostra presenza il dissenso di parte dei cittadini a queste opere, in particolare a Brebemi. Brebemi è stata definita un grande successo della Lombardia. In realtà è un'opera che è stata costruita in 18 anni di attività, è costata il doppio rispetto alle previsioni iniziali, siamo passati da 800 milioni di euro a 1 miliardo e 6, avrà il pedaggio più alto di tutta Italia e sarà il doppio rispetto al pedaggio dell'A4, che è un'autostrada che passa parallela a pochi chilometri da qui, quindi sarà un'autostrada assolutamente inutile alla fine della fiera. Anche le previsioni di traffico, inizialmente di 80.000 veicoli giornalieri, sono state ridotte a 35.000 veicoli giornalieri. Quindi molto probabilmente sarà il mercato stesso a decretare il fallimento di quest'opera. Sì, Dario Violi, sempre Regione Lombardia. Parlavano di project financing, la prima grande opera pubblica in project financing, quindi interamente finanziata ai privati. Così non è, perché nella società Brebemi S.p.A., che dovrebbe essere una società privata, la maggior parte del capitale è pubblico, camere di commercio, comuni, province, e quindi sappiamo benissimo che questa cosa non è vera. Per di più adesso hanno appena chiesto una defiscalizzazione per quasi mezzo miliardo di euro, quindi mezzo miliardo di euro che non entrerà nelle casse dello Stato, e quindi questo è un altro apporto di denaro pubblico, questa volta diretto su questa opera. Quindi hanno preso il premio e si vantavano questa mattina di aver preso il premio come miglior project financing internazionale. Io gli consiglio, se vogliono essere coerenti, di tornare dove l'hanno preso e riconsegnarlo ed essere onesti e raccontare che non è assolutamente vero che l'opera è completamente finanziata da privati. C'è molto del denaro pubblico ed è un'opera fallimentare, quindi sono tutte balle quelle che ci ha raccontato oggi. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta.